Per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, il Comune di Fano non sta applicando la legge. Ci sono persone che sarebbero disponibili per legge a fare 8 ore di lavoro settimanali su progetti utili alla collettività che il Comune deve mettere in piedi e che deve chiamare. Abbiamo fatto un anno fa una mozione per spingere appunto il Comune a applicare la legge, mozione approvata, e una settimana fa in Consiglio un'interrogazione per chiedere appunto conto di se si stava facendo qualche cosa. A parte che l'assessore ci ha risposto anche in maniera offensiva nei confronti di noi consiglieri, quasi meriterebbero le dimissioni, perché ha detto che questa mozione era stata bocciata, quando in realtà era stata approvata, ma soprattutto ha confermato che non è stato fatto niente. Ha puntato il dito sulla macchinosità del complesso della legge, dicendo che anche altre città, anche importanti vicino a noi, come Ancona per esempio, sono più indietro di noi. Ancona ricordo che è amministrata dal PD, stesso partito dell'assessore Tinti. Però ci sono anche altre realtà vicino a noi, come Monte Labate, amministrata dai 5 Stelle, dove questi progetti sono partiti, lo stesso Fabriano. In tutta Italia ne sono partiti 3.400. Queste persone hanno l'obbligo di dare al comune, su progetti utili alla collettività, in ambito sociale, in ambito artistico, in ambito di controllo e di manutenzione del territorio, 8 ore di lavoro settimanali. Il comune di Fano, ha affermato l'assessore, ci sono in comune 130 persone adatte a fare questo tipo di lavoro, ma non vengono chiamate perché non sono stati fatti i progetti. Verranno fatti, ha detto, però in questo momento ne sono state chiamate zero. 130 persone vogliono dire 22 persone al giorno che per 8 ore possono fare questi lavori, aiutare la protezione civile, gli ingressi delle biblioteche, ma anche semplicemente curare il verde della città. Pensiamo alla ventina di persone che quotidianamente curano il verde della città. La città di Fano sarebbe un bijou, invece purtroppo così non è. Non vengono applicate per niente. Il Comune di Fano, in poche parole, sul reddito di cittadinanza non sta applicando la legge perché non utilizza queste persone che sarebbero gratis, pagate dallo Stato, in progetti utili alla collettività che non sono stati fatti.